A quasi un anno dal suo inizio, il servizio a pagamento Nintendo Switch Online non ha certo impressionato per le sue qualità. Quello che doveva essere un passaggio fondamentale nell'esperienza di gioco online per l'utenza Switch si è dimostrato l'ennesimo passo falso di Nintendo in questo campo, che nonostante il successo indiscusso della sua console ibrida, fatica enormemente ad approcciare il gioco in rete. Sebbene il servizio presenti un prezzo irrisorio rispetto a quanto offerto dalle concorrenti, la mancanza di un'infrastruttura online adeguata e la scarsa offerta contenutistica fanno sì che il piccolo esborso sia difficile da giustificare agli occhi dell'utenza. Ma proprio quando tutti ormai avevamo perso la speranza, tra un'infinità di giochi NES che nessuno toccherà mai, la Nintendo ha dato il via ad un programma dedicato ai suoi abbonati che, se non altro, fa intravedere del potenziale. Io sono il Poro Michele e prima di parlare di questa bella news, vi invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale se siete nuovi, per rimanere aggiornati sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale. È proprio di poche ore fa l'annuncio su Twitter da parte di Nintendo of Europe del programma Game Trails, che è un po' la risposta sbiadita all'Instant Game Collection del PlayStation Plus di Sony. Infatti, se lì gli utenti hanno a disposizione un catalogo che si rinnova mensilmente di titoli scaricabili e che possono essere giocati finché l'iscrizione è attiva, in casa Nintendo le cose funzionano in modo diverso. Per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online sarà reso disponibile il download gratuito di Mario Tennis Aces, ma solo nella settimana tra il 7 e il 13 agosto. Dopodiché gli utenti potranno decidere se acquistare il gioco, in sconto del 33% durante il periodo promozionale, conservando i salvataggi dei progressi ottenuti durante la prova gratuita. Certo, non è molto, e Mario Tennis Aces non è il gioco più ricercato del catalogo Switch, ma questo potrebbe essere un piccolo primo passo verso un'offerta variegata che riesca a giustificare il prezzo dell'iscrizione. Magari quello dei Game Trails potrebbe diventare un folto catalogo di prove a tempo in grado di incentivare gli utenti ad iscriversi al servizio e acquistare nuovi giochi. Fa ben sperare che il programma sia partito anche in Giappone con il download gratuito, sempre a tempo, di Captain Toad Treasure Tracker. Che siano delle iniziative isolate per testare il servizio in previsione di un lancio in grande stile a settembre? Speriamo di sì, anche se curiosamente per il Nord America non è stata ancora confermata questa iniziativa, per ora disponibile solo in Europa e in Australia. Una volta tanto non siamo l'ultima ruota del carro. Bene ragazzi, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se questa iniziativa di Nintendo vi piace, oppure se avreste preferito altre modalità o un altro gioco rispetto a Mario Tennis Aces. Iscrivetevi se siete nuovi e lasciate un like se vi è piaciuto il video. Io sono il Poro Michele, dal campetto di tennis, ciao!